Adesso è arrivato il momento di dedicarci alle curiosità della storia con Giulio Guizzi. Curiosità tratte dal suo libro Pulizia igienica e sanificazione, la sporca storia del pulito. Le happy hours del nostro civis romano sono però alle terme, dove c'è igiene, cura, arte, gioia di scegliere tra 170 impianti piccoli, i balneum, e le grandiose piscine delle terme, che hanno mosaici, statue in quantità ed ogni sorta di acqua. C'è il tepidarium, il calidarium e il laconicum, che è una specie di sauna. Nelle terme di Caracalla ci possono stare 1600 ospiti, mentre in quelle di Diocleziano ce ne stanno il doppio, 3200. Lui però sceglie quelle di Adriano, che sono le più belle anche se sono le più lontane. Entra nel vestibolo passando davanti allo Janiton, uno dei pulitori addetti, che ha ancora in mano la pertica con cui, grazie alla spugna legata in cima, ha pulito i bassorilievi di Carnea e Igeia. Sono due divinità queste che sovrintendono i bisogni corporali e sono collocati nella latrina adiacente. C'è anche chi va lì solo a pregare. Il corpo, infatti, non è una cosa immonda e la promiscuità è regola. Vede allora uscire i pulitori che sono intervenuti con scope e stracci, mappe, che ricordano mappe, ricordo un po' il map e il mop, e sono intervenuti a pulire prima del turno pomeridiano. Qui il mattino è per gli schiavi, il pomeriggio per tutti, plebeo, forestiere, forestiero e a volte vi si trova anche l'imperatore. Ti piace cuocere seduto nel vapore, dopo un po' di esercizio fisico. Si insapona con una pasta pulente, cerosa, grassa, fatta di ceneri vegetali, mista di pomice abrasiva. Con lo strigile di osso o di bronzo, la gratta poi via prima del bagno. Poi dipende, o va nell'exedra ad ascoltare i filosofi, o va allo stadio. Lì, la mia sporca storia del pulito lo trova intento a discutere con gli amici.